se qualche partito dovesse avere una rendita di posizione, quella è negativa, perché PPC e Rifondazione hanno fatto quello che hanno fatto, quindi fossero dei partiti meritevoli, ma sarebbe comunque inconcepibile, ma insomma, sta rendita di posizione da dove arriva non si capisce. Passo, no, c'è il compagno Walter. Scusa. C'è il compagno Walter, poi c'è il compagno Simone, Padovano, Donato e poi Andrea. Sì, io sarò al di sotto dei 15 minuti decisamente, partendo da una considerazione che ho ritenuto decisamente molto importante dal mio punto di vista, che è la valutazione che ha dato Di Nucci rispetto alla situazione e quindi alle emergenze che stanno praticamente incalzando, a cui non ci si può sottrarre. Cioè, io penso che questa emergenza debba toccare strati sociali sempre più ampi, sempre più estesi, perché i rischi, come ha anticipato lui, di fascistizzazione delle istituzioni, a mio avviso, sono aumentati come processo, sono aumentati quindi come dinamica di arrivare alla realizzazione. Faccio solo una serie di considerazioni. Allora, una serie di accadimenti di carattere storico rispetto a quelli che sono stati i processi degenerativi di questo paese, ma non solo, anche un po' a livello globale, sono arrivati quando sono andati scemando quelle che sono state le situazioni organizzate, le situazioni che in questo caso i partiti comunisti nel suo insieme avevano arrestato come processo degenerativo. In Italia faccio un esempio sempre più vistoso, cioè con l'azzeramento del Partito Comunista e quindi con il suo aspetto degenerativo, PDS, DS e così via, si sono realizzate poi le prime guerre qui anche in Europa, cioè il Kosovo e in Jugoslavia ne sono state la prima manifestazione. Ma ritengo anche che questa degenerazione abbia una testa pensante per realizzare i processi degenerativi senza andare nelle stupidità dei complotti mondialisti o di questa natura. C'è però sicuramente una grande regia rispetto a questi processi degenerativi, non sono casuali che successivamente la questione del Kosovo, come sa bene Di Nucci, ha spiegato molto bene attraverso i suoi articoli, quelli che sono stati poi lo spostamento dell'attenzione da parte di alcuni imperialismi verso i paesi dell'est e poi sempre più a oriente. Perché? Perché la competizione di determinati imperialismi, come diceva giustamente lui, che sono deleteri proprio per quanto riguarda le culture e le civiltà, portano all'imbarbarimento generale e generalizzato. La guerra e le guerre sono un pochino la somma di come intendono e come interpretano la visione del mondo dal loro punto di vista. Quindi giocano un po' su diversi fronti, cioè da una parte mandano i poveri cristi a morire sul fronte, ideologizzandoli al massimo o irretendoli rispetto delle teorizzazioni fanaticizzanti, per poi ovviamente in realtà presentarsi con la bandierina praticamente del vincitore e di aver praticamente smembrato anche delle realtà molto consolidate come stati che hanno un patrimonio o hanno avuto un patrimonio culturale non indifferente. L'Unione Sovietica per certi versi come aspetti degenerativi, il khrushchevismo e così via sono prerogative di una degenerazione che in realtà il capitalismo ha per certi versi fortemente aizzato e finanziato per arrivare appunto allo sgretolamento di queste cose. La faccio breve perché i tempi decisamente sono molto ridotti, ma voglio passare sotto certi aspetti anche su un versante completamente diverso. Cioè, una cosa che hanno storicamente sempre capito i comunisti in generale sono state la capacità dell'informazione, la capacità di arrivare a determinare quelle che sono la propria possibilità di far conoscere quelle che sono le loro prospettive, quelle che sono la loro visione del mondo. E allora
hanno incominciato prima con i fogliettoni banali e così via storicamente, fino ad arrivare ai giornali molto più composti e così via. Oggigiorno abbiamo nuove tecnologie che ci possono dare questa opportunità, finché ce la daranno, no? Questa opportunità, ed è appunto il sistema di internet, è il mezzo più veloce ed è il mezzo per cui riesce ad avere maggior consenso, cioè consenso nel senso che riesce ad arrivare in posti sperduti. Parlo delle esperienze di Iskra, che conosco molto bene perché appunto sono, è nato un po' come esperimento personale, che era nato così quasi per scherzo, come dire, mi sembrava inverosimile che scomparivano tutti i giornali e una voce a sinistra non ci fosse. Mi sembrava veramente eccessivamente brutto vedere che insomma, cioè, una serie di culture, di cose possono andare scomparendo senza nessuna opportunità di reazione. È nato questo esperimento in un primo tempo, come ho detto, per scherzo, ed è successo che praticamente, faccio un esempio banalissimo, da che è nato, che è cominciato ad avere un 50 paesi di, parlo come stati in questo caso, 50 stati come primo approccio nel primo anno, ho fatto la verifica da estate del 2014 al 2015, non la seguo sempre perché diventa un problema, non è una mole di lavoro facile, no? Dal 2014, è stato il 2014 al 2015, quindi un anno di lavoro, è un sito che raggiunge 163 stati. Allora, se è una cosa che riesce a raggiungere così tanti paesi, dico, oltretutto ho scoperto anche che, ahimè, ci sono anche l'esercito, la postazione in Europa dell'esercito NATO che entra, perché c'è la possibilità di verificare questa cosa, ed è molto presente tra l'altro, quindi c'è un grado di attenzione rilevato. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'informazione interessa moltissimo. Sono partito un po' con questa esperienza, come dicevo, come scommessa, perché storicamente l'imperialismo si è sempre sviluppato attraverso questi sistemi. Faccio un altro esempio per comprendere meglio. Gli inglesi, durante la seconda guerra mondiale, ma molto prima addirittura, no? Nei vari paesi dove arrivavano, loro cosa facevano? Avevano e stanziavano fior fior di soldoni perché ci doveva essere una stampa compiacente. Dal nostro punto di vista non è un discorso di compiacenza, è un discorso invece di far comprendere quelle che sono le dinamiche di cosa ci succede intorno. Allora, gli inglesi ancora oggi finanziano buona parte delle testate italiane, dico, e non è un caso, dico, dobbiamo porci il perché. Allora, i problemi che sollevava Dinucci sul problema dell'informazione è un problema importantissimo, tant'è che gli americani oggigiorno, sempre sospinta ancora guarda caso degli inglesi, stanno facendo pressione per addirittura far chiudere Sputnik, no? Che è praticamente una delle testate informatiche che arriva dalla Russia, cioè che dà informazioni come fa d'altronde Pandora e così via, che hanno diciamo, aperto un proprio spazio, un orizzonte di visione delle cose. Allora, penso che sia importante quindi il problema della comunicazione, perché la comunicazione dà diverse opportunità. Primo, di incominciare a sposare delle tesi, no? E quindi delle proposte. Dall'altra, può costruire anche, no, una rete di soggetti a cui possono collaborare in diverse versioni. Tant'è che difatti non è che nel panorama dell'informazione è tutta fuffa, ci sono anche informazioni interessantissime. Il problema sta nel chi, no, vuole attingere da queste fonti e dargli una collocazione, una connotazione di una visione di classe, come i comunisti tendono a fare. Allora, se riusciamo a quindi incominciare a capire l'importanza e la valenza dell'informazione e quindi la capacità di modificare le cose, faccio un esempio ridicolo adesso, uno dei tanti che sono successi da che esiste Iskra. Iskra criticò una dei loghi che c'era fuori il Partito Democratico, perché si vedeva una triangolazione, no, attraverso il tricolore
che praticamente faceva vedere che c'era un triangolo, è come se entrassero dentro una luce massonica, c'era una parodia, un'ironia rispetto a questo. Abbiamo scoperto che il PD, la stessa sede, ha cambiato la cosa, cioè ha cambiato la targa, il che vuol dire che non è proprio una serie di sprovveduti che leggono, sono tantissimi, e alcune volte si è arrivati anche dei battibecchi attraverso i commenti che spesso non pubblico perché sono fortemente polemici, ma spostano gli assetti. Io adesso non voglio vantare più di tanto il sito, però ho scoperto che molti giornalisti attingono le informazioni da lì, moltissimi addirittura copiano i pezzi, cioè non è che si pretendono i diritti d'autore, a noi va bene che la linea politica quindi venga portata avanti e stimolata, però vorremmo che queste cose avessero un imprint maggiore. Dico un'ultima cosa, perché attraverso il sistema delle informazioni si scoprono che si possono intessere molti di più relazioni, molte volte, di una, scusatemi, no, non è volontario, ma di una povertà di raggiungimento rispetto ad alcune località. Cioè, se noi abbiamo questa opportunità, quindi, di velocizzare quelle che sono le informazioni, dobbiamo approfittarne. Anzi, dovremmo fare in modo che si accentuino maggiormente siti di colleganza, che abbiano quindi, quello che dicevo prima, una rete per poter fare, infatti spesso e volentieri metto gli articoli del manifesto di Manlio, metto gli articoli di Padova, praticamente tutti. Abbiamo sposato una tesi comune, quindi ci capiamo. E quindi sotto questo aspetto c'è una comunanza e di opportunità che a mio avviso non può essere persa, perché se dovesse essere sottovalutato questo aspetto, a mio avviso il processo degenerativo di reazione rispetto alle istituzioni sarà ancora più veloce. Cioè oggigiorno abbiamo di fronte, proprio concludo, abbiamo di fronte una cosa che non è assolutamente banale, cioè lo stravolgimento della Costituzione prevede che se non ci attrezziamo dando le giuste indicazioni e le giuste informazioni, come ho detto prima, sono lette moltissimo e fanno scaturire polemica molte volte, ma addirittura discussione, il che è già significativo. Quindi se vogliamo bloccare un processo, o quantomeno rallentarlo il più possibile, almeno rallentarlo il più possibile, rispetto a questo aspetto degenerativo e di fascistizzazione della società e del nostro paese, dobbiamo mettere in atto tutte le opportunità. Il fatto, come diceva la compagna Beatrice prima, del fatto che si farà un referendum, è certo, io sostengo però anche altro, cioè non sarà sufficiente solo un referendum. Bisognerà muovere l'indignazione delle persone rispetto a quelle che sono le analogie col passato. Cioè, perché questo, adesso, caso vuole, dico che è 39enne come lo era Benito Mussolini quando diventò Presidente del Consiglio. Caso vuole, dico che era, come analogismo, sempre capo del partito allora, dico, Presidente del Consiglio, dico, allora, dato che molte volte adesso saranno pure casi, dico, ci sono troppe coincidenze, allora a mio avviso dico, bisogna che si dia l'opportunità alla gente di riflettere di queste molte volte analogie, perché risvegliare la memoria dà l'opportunità a tutti di incominciare a aprire gli occhi su quello che ti succede intorno, e non va assolutamente né scartata né eliminata nessuna ipotesi. E dico che anche rispetto al dibattito della ricostruzione del Partito Comunista, io penso che questa è una grande opportunità, quella della comunicazione, perché dà la possibilità, certo, di far sollevare molte volte più ira, no, che gioia, però è sempre meglio un momento iratico, un momento di essere arrabbiati, che piuttosto di non essere nulla. Allora, di fronte a questo, dico, dobbiamo fare una scelta, qualsiasi opportunità, ed ecco il motivo del perché
è giusto che vengano riprese queste cose e vengano diffuse, perché tutte le cose che hanno una valenza, un significato importante e comincino a far ridiscutere la gente di che cosa si prospetta davanti, fa, è opportuno. Grazie. Sull'importanza delle medie e soprattutto di Ischia. Invito il compagno, si prepara, Simone, grazie per l'invito al circolo e vengo dall'associazione della Russia. Sentendo un po' tutti gli argomenti, mi sono appuntato due o tre cose. Allora, diciamo, gli spermatori dell'associazione, due secondi per farvi capire cosa noi poi abbiamo intenzione di fare politicamente. Allora, noi abbiamo staccato il discorso sul DCC, altro partito, no? Allora, diciamo che la Rossa è un contenitore di cose anticapitaliste e antifasciste, quindi chi entra lì dentro già per sé ha una linea, no? E siamo andati sul territorio degli altri, perché giustamente questi momenti servono, perché prima di tutto ci danno forza e poi ci danno modo anche di confrontarci tra di noi, però ce le raccontiamo, come diceva Mario, no? Alla fine, che non si sa un po'. Allora bisogna arrivare oltre, quindi bisogna scendere sul campo. Noi con varie iniziative, ma questo non è perché siamo bravi, no? Cioè, è una tipologia di scelta nostra. Abbiamo fatto il TTIP per il Comitato tra la quale America e Europa, no? E altre cose, Mario è venuto da noi, ha presentato un libro, varie cose facciamo fondo all'anno che portano poche persone, però di pensieri non in linea con noi, a vedere queste cose. E lì nasce uno stretto contatto, riesci a cercare, perché te l'orizzonte ce l'hai, no? E riesci a far vedere le cose da un altro punto di vista. Per esempio, ultimamente nell'associazione, nel direttivo è entrato quei ragazzi di 18 anni che sono venuti apposta, cioè perché vogliono riscoprire il comunismo, perché sentono parlare del comunismo a scuola, però non l'hanno mai praticato, no? Ora, se noi si tesse dentro uno schieramento, poi la mia visione personale, dove sono io, vengo dalla rifondazione, questa, però diciamo l'associazione ha questi termini. Da cosa vedo in generale, però confermato da oggi, che la ricostruzione del Partito Comunista è ancora, non sono, secondo me, Simone, non sono ancora maturi i tempi, perché questi accordi fanno capire che i tempi non sono ancora maturi, perché c'è sempre una posizione di possesso per, quindi secondo me il lavoro è sia incentivare questi momenti qua fuori. Per esempio, personalmente mi dispiace, ho visto oggi c'è un dibattito dei comunisti di Rizzo, non hanno invitato nemmeno un'associazione, quindi per dire, poteva essere no, dato che parlano di un partito comunista di riunione, no? No, loro l'hanno fatto, loro sono già comunisti. Sì, no, infatti no, però vuoi diventare comunista come loro. Però almeno chiami se vuoi diventare comunista come te, no? Va bene, comunque queste sono. Era la battuta, sono sfaccettature. Allora, quello che diciamo noi è secondo me di stare anche sul territorio, perché è fatica, ora siamo ancora meno perché il capitalismo ha portato alla disgregazione, no? Per esempio, l'altro lunedì eravamo alla DNA alle 5 di mattina, c'era almeno 6 gradi. E lo so, che magari giustamente, però bisogna cercare di mettersi nel campo delle persone che sono lì e so, perché si sentono sole, non hanno un punto di riferimento. E non si può portare la bandiera prima di avergli fatto vedere chi siamo, quindi ci vuole il doppio del tempo che prima con il PC alzava la voce e tutti andavano a vedere il PC,
certi anche non sapevano dove andavano, però c'è sempre. Però c'è sempre, no? I grandi numeri c'è anche questo, no? Per esempio abbiamo scelto due strade, una la fase politica con diciamo, perché diciamo la rossa è nell'orbita del comune di Lari, che c'è anche di Lari. Abbiamo fatto una scelta, una fase politica che era un consenso politico, però abbiamo visto che dalla base, dalla rossa, dove si sono unite le persone, anche tantissime che non votavano, qualcuno votava Monte 5 Stelle, cioè c'è stato, cioè, non siamo andati lì a dirgli ma che testa lasciate, no? Però si è visto dall'8% di due anni fa alle elezioni siamo passati al 15%, sarà un caso. Però fate tanta cultura e informazione anche. È una bella festa buona. Vabbè, ma comunque non è, questo non voglio parlare della rossa, perché secondo noi è il modo di riavvicinarsi, come in questi momenti. La cosa, l'appunto che ti volevo fare personalmente, che era su Rifondazione, secondo me, personalmente, questo mi davo dall'associazione, Rifondazione è stato, sì, poi a fine uno dice c'è stato lo sbaglio di quello, c'è stato. Però ci sono tanti compagni che ci hanno creduto. Io. E non si può dire che in 20 anni è stato, cioè, gente ci ha lavorato, gente magari continua ancora a lavorare. Come ti posso dire, per esperienza nostra, noi siamo stati un po' i nostri anche di Rifondazione all'Ari. E Bertrami qui, che è stato segretario, mi può dare conferma. Non si è preso per filo e per segno tutto quello che veniva dalla nazionale. Però è stato un partito che ha magari dato anche l'opportunità di confrontarti dentro, perché le scelte almeno da noi venivano decise e la linea veniva presa, poi dopo è sbagliata, giusta, quindi è servito. Ora ognuno vuole mettere il cappello e secondo me non sono sempre maturi per questa cosa qui. Quindi bene che vengano questi incontri qui, e cerchiamo tutti di volare basso, perché almeno di essere più uniti tutti, noi principalmente. Grazie. Grazie.